Sono molto contenta di aver vinto il terzo titolo italiano consecutivo. È stata una gara abbastanza dura perché volevo fare bene, non tanto per... più che altro per la mia soddisfazione personale, perché comunque le ginnaste che ci sono dietro sono molto forti, tipo Alessia Russo, come Letizia Cicconcelli, comunque Carmen Crescenzi, quindi è stata una lotta. Però sono molto contenta perché ho iniziato la gara con il nastro, che non è proprio il mio attrezzo migliore, però sono riuscita a farlo bene, che purtroppo all'Europeo di Minsk l'avevo sbagliato. Poi cerchio palla molto bene, clavette un errore, che però sono riuscita comunque ad andare avanti molto bene con l'esercizio. E che dire, sono molto emozionata e contenta di aver vinto il terzo titolo e spero di rifarmi anche l'anno prossimo. Sicuramente vuoi ringraziare qualcuno? Ringrazio sicuramente le mie allenatrici che mi sopportano e supportano tutto l'anno, ogni giorno in palestra, lavorano sempre con me per comunque farmi arrivare sempre al meglio di ogni gara, quindi le ringrazio tanto, e i miei genitori che mi seguono sempre e mi fanno il tifo, anche se non tutte le gare riescono a venire, ma mi sostengono. Questo assoluto è andato molto bene, sono riuscita a mantenere la concentrazione per tutti e quattro gli attrezzi, partendo dal cerchio e concludendo dal nastro. E naturalmente la preparazione che c'è dietro ad una gara è tanta, e quindi ci si aspetta sempre di più e ci si aspetta sempre il meglio da tutte le prestazioni che uno va facendo in gara. Comunque sia, io sono felice di quello che ho fatto perché ho dimostrato a me stessa e al pubblico e a tutte le resto delle persone che comunque valgo e sono capace di fare quello che so fare a ginnasta. Vuoi ringraziare qualcuno? Sì. Vorrei ringraziare la mia allenatrice che mi è stata sempre vicina, sia nei momenti più belli che nei momenti più critici, perché comunque ci sono entrambi. E un bacio di cuore. Quest'anno sono arrivata terza al campionato nazionale assoluto e sono veramente molto molto contenta e soddisfatta della mia gara, e soprattutto volevo ringraziare le mie allenatrici, Cristina Giurova e Giulietta Cantaluppi, che mi hanno sempre sostenuto e aiutato in tutte le situazioni.